Culto alla Madonna della Vergine ha in realtà un'origine molto antica, non in realtà con questa denominazione che viene assunta soltanto tra la fine del Cinquecento e i primi anni del Seicento, ma come dire, la sua origine comunque può essere ritenuta medievale. In realtà si tratta di uno dei santuari mariani più accorsati dai materani nel corso del tempo, tanto che c'erano durante il corso dell'anno due celebrazioni, due feste, una appunto nel mese di maggio, nella prima domenica di maggio, e un'altra nel mese di settembre. Questa continuità del culto c'è sempre stata, c'è stata solo un'interruzione durante l'ultimo conflitto mondiale e poi è stata ripresa subito dopo la guerra ed è giunta fino ai nostri giorni.